Non molto tempo fa su questo canale ho annunciato una novità imminente che ha lasciato sconvolti e sorpresi molti di voi, perché metteva a rischio l'uso dell'intelligenza artificiale nella creazione di video per YouTube. YouTube aveva annunciato che avrebbe introdotto una autodichiarazione obbligatoria da parte del creator che avrebbe dovuto indicare se i contenuti che ha realizzato sono stati modificati usando l'intelligenza artificiale. Le domande da parte vostra sono state ovviamente tantissime. Vi chiedevate: ma devo dichiarare anche se ho usato un voiceover sintetico, se mi sono fatto aiutare nello scrivere lo script da ChatGPT, se ho inserito come sfondo un'immagine presa da una banca dati? Ora l'autodichiarazione finalmente è arrivata nei nostri YouTube Studio. Posso finalmente chiarirti tutti i dubbi e scopriremo se e come potrai ancora usare l'intelligenza artificiale nei tuoi video. Nel tuo YouTube Studio, e in particolare all'interno della pagina dettagli di ogni tuo singolo video, è comparsa una nuova sezione che si chiama Contenuti alterati. YouTube ti chiede di rispondere a questa domanda. Una delle frasi seguenti descrive i tuoi contenuti? Fa dire o fare a una persona reale qualcosa che non ha detto o fatto? Altera il filmato di un evento o un luogo reale? Genera una scena realistica che non è realmente avvenuta? Se la risposta ad almeno una di queste domande è sì, devi flaggare sì. Al momento questa opzione è disponibile solo su computer, ma presto verrà estesa anche ai dispositivi mobile sull'app YouTube Studio. Scegliendo la risposta sì, verrà aggiunta un'etichetta ai tuoi contenuti, che indica allo spettatore che il contenuto è stato alterato artificialmente. L'etichetta si troverà all'interno della descrizione del tuo video o del tuo short, quindi in realtà non in posizione molto visibile. A meno che tu non tratti temi sensibili come politica, sanità, eccetera, in quel caso verrà aggiunta un'etichetta aggiuntiva proprio sopra il tuo video e in quel caso sarà ovviamente molto visibile. Sarà però molto comodo usare gli strumenti di intelligenza artificiale di YouTube stesso, perché ad esempio se creerai uno short usando il Dream Screen o il Dream Track, verrà riconosciuto automaticamente da YouTube, essendo suoi strumenti interni, che c'è stata un'alterazione artificiale. In quel caso l'etichetta verrà aggiunta automaticamente senza che tu debba dichiarare niente manualmente. Le tre domande che fa YouTube nella sezione Contenuti alterati sono effettivamente un po' generiche e potrebbero non descrivere in maniera esaustiva tutte le situazioni che si possono venire a creare. Ma cominciamo ad evidenziare un punto molto importante prima di cercare ulteriori approfondimenti. Tutte e tre le domande contengono la parola reale. Si parla di una persona reale, un luogo reale, una scena realistica. Quindi cominciamo a capire quale sia il vero motivo per cui YouTube ha inserito questa autodichiarazione. Ad esempio, l'evitare di far passare per reale qualcosa che reale non è, o evitare di mettere in cattiva luce un personaggio reale, magari un personaggio pubblico. Ma clicchiamo, scopri di più in questa sezione per farci spiegare meglio da YouTube cosa possiamo e non possiamo fare. YouTube ci dice che non è necessario dichiarare le modifiche di lieve entità o non realistiche e ci dà degli esempi. Dobbiamo dichiarare la sostituzione di un volto con quello di un'altra persona, l'alterazione di una scena di un film con una celebrità che non era presente, l'inserimento di audio falso per far dire a un medico qualcosa che non ha detto, la creazione di una scena con un missile che raggiunge una città reale. Però non dovremmo dichiarare l'applicazione di filtri di bellezza, la generazione o l'estensione di uno sfondo per simulare un'auto in movimento, l'uso di effetti per migliorare l'audio, l'animazione di un missile. Questi esempi, al contrario di quelli di prima, sono molto specifici, fin troppo, e anche in questo caso l'elenco non è esaustivo, ma i concetti che io estrapolo da questi esempi sono i seguenti. Non devi dichiarare nulla se usi effetti che migliorano o abbelliscono il video o l'audio originale, ma non lo sostituiscono del tutto. Non devi dichiarare nulla se lavori con animazioni palesemente non reali, e neanche se intervieni artificialmente su una parte marginale della clip, ad esempio lo sfondo se non è fondamentale per la scena. Invece devi dichiarare quando sostituisci completamente una parte dell'audio o del video e la scena finale risultante resta comunque realistica e credibile. Abbiamo altri esempi da parte di YouTube e i prossimi rispondono ad alcune delle vostre domande più comuni che ho ricevuto. Puoi stare tranquillo e non devi dichiarare che il tuo contenuto è alterato se usi una di queste cose: filtri, correzione colore, effetti speciali, sfocature o sottotitoli. E non devi neanche dichiarare se sei stato aiutato da uno strumento
strumento di intelligenza artificiale per creare miniature, titoli o copioni. Quindi puoi usare tranquillamente ChatGPT o strumenti simili e nessuna etichetta di contenuto alterato verrà messa sui tuoi video. C'è anche un altro elenco invece di cose che vanno dichiarate come alterate, ma è un elenco che più o meno riprende cose che abbiamo già visto. In descrizione comunque trovi un link per andare a leggere nel dettaglio tutto quello che dice YouTube e tutti gli esempi specifici. L'unica cosa nuova che ho trovato in questo terzo elenco è l'uso di musica creata sinteticamente. In questo caso devi dichiarare che il contenuto è stato alterato. Gli altri esempi che si trovano qui ribadiscono il concetto di non creare immagini che sembrano reali ma non lo sono e il divieto di alterare personaggi famosi, operatori sanitari, figure pubbliche, cantanti, eccetera. Io credo che più di tutto YouTube voglia alla fine proteggere queste categorie per evitare incidenti diplomatici e per evitare di ricevere citazioni in giudizio da parte di persone molto potenti solo perché qualche creator ha voluto fare il simpatico. Scrivimi nei commenti se hai ancora dubbi su quello che puoi fare o non puoi fare usando strumenti di intelligenza artificiale, oppure se pensi che YouTube stavolta sia stato abbastanza chiaro. Dopo aver letto questo documento sono sinceramente un po' più tranquilla e se fossi in te sarei preoccupata o starei attenta solo nel caso in cui fai tanti fotomontaggi o magari ti occupi di satira e parli di personaggi pubblici. In tutti gli altri casi chiediti semplicemente se il contenuto che stai creando può essere fuorviante per alcune persone. Ci sono persone che potrebbero credere che una cosa sia reale anche se non lo è? Solo in quel caso devi indicare che il contenuto è stato alterato. Come tutte le cose obbligatorie su YouTube, ad esempio l'indicazione sui contenuti destinati ai bambini oppure no, anche in questo caso assicurati di dare la risposta giusta alle domande di YouTube. Infatti YouTube ci dà anche un importante avviso. Se i contenuti non vengono dichiarati, YouTube potrebbe adottare provvedimenti per ridurre il rischio di danni per gli spettatori, applicando in modo proattivo un'etichetta che non sarà possibile rimuovere. Inoltre, qualora omettano ripetutamente di dichiarare queste informazioni, i creator possono essere soggetti a sanzioni da parte di YouTube, tra cui la rimozione dei contenuti o la sospensione dal programma partner di YouTube. I rischi di una dichiarazione errata sono quindi molto importanti, assicurati sempre di inserire la risposta giusta. Al momento però non ho visto la possibilità di inserire una risposta comune a livello di canale, ad esempio se non usi mai strumenti di intelligenza artificiale potresti nelle impostazioni selezionare no, i miei contenuti non sono mai alterati e magari poi in quel singolo video in cui la utilizzi selezionare il sì. Non esistendo questa funzione globale mi chiedo come si possa andare a modificare questa impostazione in tutti i video passati. Se trovi il modo scrivimelo nei commenti, probabilmente è una funzione che staranno sviluppando e sarà disponibile in seguito. Per adesso ti consiglierei di compilare questa opzione nei video che pubblichi d'ora in poi. E visto che abbiamo avuto il via libera da parte di YouTube all'uso dell'intelligenza artificiale, ecco una serie di strumenti che ti possono essere utili per la crescita del tuo canale.